Il comune di Sulmona corre ai ripari per la sistemazione delle strade groviere dissestate in centro storico, non solo a causa del maltempo. In primavera la pavimentazione del centro storico sarà realizzata con fondi per circa 200.000 euro che sono stati stanziati appositamente. I lavori sul suolo pubblico, avviati in alcune zone del centro storico, sono del tutto provvisori, in quanto finalizzati a manutenzione e a tutela della sicurezza e l'incolumità dei viaggiatori, riferisce il vice sindaco nonché assessore comunale a Ramo, Franco Casciani. Con altri 250.000 euro sono in programma anche interventi già appaltati su altre strade. La situazione è peggiorata dopo le recenti nevicate che hanno riaperto buche e voragini, costringendo il comune a ricorrere a interventi provvisori. Il grosso ci sarà, come detto, la prossima primavera. In particolare si andrà a agire su Via Valle, Via Papa Giovanni XXIII, Viale Togliatti, Via Stazione Centrale, la zona di Santa Rufina, Viale Patini, l'ulteriore tratto di Via Fiume fino all'incrocio con la Circonvallazione orientale. Agli automobilisti nel frattempo non resta che tenere a bada l'acceleratore.